Anche la notte di Halloween dobbiamo badare a questi reietti. Dai, arriviamo alla prigione di Brockhaven e scarichiamo questi teppisti. Non dovrebbe essere molto lontana. Ma che diavolo? Stai attento! Ma che diavolo? Finalmente sono libero. Dolcetto o scherzetto? Non vedevo l'ora arrivasse Halloween, Polletto. Sì, ma il mio costume è più bello. Sì, ma io sto facendo più dolcetti. Solo perché sei una ragazza. Psst, ehi, guarda lì, Polletto. Non avevo mai visto questa casa prima. Ah, per me non hai il coraggio di suonare. Ma che diavolo, ma è pazza! Quella casa è stregata! Wow, ma che bel costume che hai! È così, è così! Ma come diavolo hai fatto a levarti la testa? Venite dentro, ve lo racconto tra un dolcetto e l'altro. Bolletta, io non credo che sia una buona idea! Ok! Io odio la polletta. Wow, ma che decorazione fantastica! Sembra vera! Ma sei un artista! Sì, sono davvero bravo, eh? Sì, anche quell'ascia sembra vera. Polletta, io credo che quell'ascia sia davvero vera! E anche quel corpo! E noi siamo in un grosso guaio! Polletto, corriamo! Ah! Stupidi bambini. Ora sarete i miei giocattoli di Halloween. È sempre colpa tua. Siamo nella casa di un maniaco. Ma no, dai. Sarà sicuramente solo uno scherzo di Halloween. Io non penso, Polletta. Dobbiamo scappare da qui. Ok, aiutami a sfondare la porta. Ecco, sono riuscita ad uscire. Ma che diavolo? Ha barricato tutte quante le porte. Polletto, ho l'impressione che non usciremo mai più da qui. Non dirmi così, sono già abbastanza spaventato. Hai ragione, dobbiamo fare qualcosa. Sembra che lui sia uscito. Dobbiamo trovare un oggetto per difenderci. Tipo questa, la sua ascia. Sì, esatto! Brava Polletta! Ci nascondiamo e gli tendiamo un'imboscata! Eccolo che arriva! Oh no! Ha appena ucciso un bambino! Ed ora ucciderà anche noi! Stai zitto, sta per entrare! Cavaliere senza testa? Chi vi ha fatto uscire? Bel colpo, Polletta! Cosa? Perché ride? Allora voi non avete capito? Non potete uccidermi. E perché no? Perché io sono già morto. Polletta, scappiamo! Dobbiamo chiedere aiuto, ma non c'è più nessuno! Ma cosa è successo alla città? Dobbiamo trovare un posto dove nasconderci! Polletto, andiamo qui! Cosa sta succedendo, Polletto? Io penso che dobbiamo andare a cercare su Google la storia del cavaliere senza testa. Sì, e capire perché lui è tornato in vita. Presto, andiamo a casa mia. Mamma mia, Polletta, che brutta la mia casa così vuota da Halloween. Che fine hanno fatto tutti? Non perdiamo tempo, andiamo a cercare informazioni. La leggenda narra che il cavaliere senza testa non sia mai morto e che ogni 10 anni ritorni in vita impossessando il corpo di una persona malvagia. Oh mio Dio, Polletto, proprio stanotte si è schiantato l'autobus della prigione. Esatto, ed è scappato il più grande cattivo della storia. Chi? Il bullo? Magari, Polletta, magari. È Richard Benson. Quindi il cavaliere senza testa ha impossessato il più grande assassino della storia. Esatto. Siamo spacciati. Dice che ama intrappolare le sue vittime e torturarle con delle sfide. Quali sfide? Questa sfida, la paura del vuoto. Oh mio Dio, mi stai dicendo che dobbiamo superare questi ostacoli mortali? Sì, Polletta, possiamo farcela. Ecco qui, ho fatto il primo salto. Ho davvero tanta paura di cadere di sotto. Dobbiamo raggiungere quella freccia rossa. Oh, ma lo sai che sono negata con gli hobby. Ce la possiamo fare. Ok, ma perché è tornato rosso? Oh mio Dio! Ma che diavolo è successo? Avete superato la sfida, ma ho sentito la vostra paura di cadere. E questa mi ha fatto diventare più forte. Ma che diavolo significa? E cosa sono queste porte? Dietro una di queste porte si nasconde la morte.
Sta a voi scegliere la cosa giusta da fare. Non frenate la vostra paura. Ok, Polletta, questa è la prima porta. E dice dolcetto o scherzetto? Beh, io scelgo scherzetto. No, aspetta, ferma! Non agire da sprovveduta. Oh, hai ragione. Ha detto dobbiamo fare la scelta giusta. E la scelta giusta è dare i dolcetti a tutti quanti. Esatto, così non dobbiamo avere paura dello scherzetto che potrebbero farci. Ma che diavolo? Se sceglievamo la porta sbagliata, lui ci avrebbe affettato. La seconda porta ci dice di scegliere qualcosa che ci piace o qualcosa per soldi. Beh, non abbiamo dubbi. Fare qualcosa che ti piace. Sì, su questo sono d'accordo. Stiamo davvero rischiando la morte, Polletta. Questa era facile. Non riuscirei mai a vivere con la paura di fare qualcosa che non mi piace. La terza porta dobbiamo scegliere tra guerra o pace. Polletto, non resisto. Lo sai quanto mi piace l'azione. Ma sei scema? Hai visto quante persone muoiono in guerra? Lo so, Polletto, scherzavo. Non riuscirei mai a vivere nella paura della guerra. Ci siamo, Polletta. Questa invece è l'ultima porta. Studiare o giocare? Beh, questa è molto difficile. Sono entrambe molto importanti. Non si può scegliere una cosa sola. Hai ragione, io passo in mezzo. No, Polletta, morirai! Ma che diavolo? Entrambe le risposte erano sbagliate. Sì, perché non c'è una cosa più giusta o sbagliata dell'altra. E tutte e due sono importanti. Avete superato anche questa prova. Ma non mi basta. Io ho bisogno della vostra paura. Facciamola finita con questa storia. Se volete ritornare alla normalità, ci vediamo in cima alla montagna per l'ultima sfida. Lascia andare quei ragazzi. Ma certo, soltanto uno però. Voi dovrete decidere chi vive e chi muore. Aiuto! Aiuto! Salvami, ti prego! No, salvami! Lui ha fatto un sacco di scherzetti! Oh mio Dio! Ed ora che cosa facciamo? No! Noi non scegliamo nessuno. Allora sarete voi a morire! Dite le vostre ultime parole! Non ci interessa! Preferiamo morire anziché decidere la vita o la morte di un altro ragazzo! Sì, ha ragione! Ma cosa? Voi dovreste avere paura di me! Io? Io no. Polletto, tu hai paura? Io? Pff, per niente. Dopo aver affrontato così tante volte la paura di morire, mi fai solo pena. Ma cosa? Oh no! Oh no, sto perdendo la mia energia! Allora il cavaliere senza testa si nutre della paura degli altri bambini. Per questo torna sempre la notte di Halloween, perché è la notte più spaventosa dell'anno. Ma cos'è questo rumore? È la sveglia! Abbiamo fatto tardi! Aspetta, ma tu hai sognato la stessa cosa che ho sognato io? Sì, anche io ho sognato il cavaliere. Lasciamo stare, è tardi, i dolci saranno quasi finiti. Ma che diavolo, sei sempre la solita Polletta! Non potete scappare dal cavaliere senza testa. Va benissimo, Poletti, questo è stato il roleplay della storia del cavaliere senza testa di Roblox. Se vi è piaciuto lasciate like ed iscrivetevi al canale per tanti altri roleplay proprio come questo. Noi ci vediamo al prossimo roleplay su Brokeven di Roblox.